un magnifico sogno ad occhi aperti. Così descrive il primo volo nel suo diario, un'esperienza riservata a pochi, perché l'aviazione è un'arma giovanissima, diventerà aeronautica militare soltanto nel 1923. Come la maggior parte dei primi aviatori, anche Francesco Baracca proviene dalla cavalleria. È giovane, alto, brillante, sguardo dolce e penetrante. Le donne, gli amori rimarranno sempre presenti nella sua breve esistenza, ma mai compiuti fino in fondo. A un giornalista confessa: con la vita che ho scelto sarei un farabutto ad alimentare un grande amore, probabilmente destinato a un grande funerale. Sulla fiancata del suo biplano è dipinto il motto Ad Maiora, che ben si adatta al personaggio, e un cavallino rampante, lo stesso che in suo onore, anni dopo, Enzo Ferrari sceglierà come simbolo della sua casa automobilistica, su richiesta della madre dell'eroe, la contessa Paolina De Biancoli. L'Italia è entrata in guerra con 58 velivoli in tutto e appena 3 milioni di lire per costruirne di nuovi e addestrare i piloti. Ma se nelle trincee della Grande Guerra i fanti affondano nel fango e nel sangue, l'aereo è la nuova arma in grado di restituire nobiltà al cavaliere, lontano da quel tragico carnaio. I duelli nell'aria tengono viva l'illusione che la guerra sia ancora un grande gioco, in cui chi muore giovane è caro agli dèi e se muore solo per continuare a vivere nella leggenda. La squadriglia d'assi di Baracca compie imprese eccezionali contro l'aviazione austriaca e lui è l'eroe che, grazie alla sua abilità acrobatica e intelligenza tattica, in soli 2 anni riesce ad abbattere 34 parecchi nemici. Nel corso della ritirata di Caporetto, Baracca e i suoi si distinguono per le audaci e rischiosissime azioni di copertura, mitragliando a bassa quota la fanteria nemica. Fra il 15 e il 24 giugno 1918 si combatte quella che passa alla storia col nome di Battaglia del Sostizio, quella che decide le sorti di una guerra costata già 600.000 vite. La sera del 19 giugno il maggiore Francesco Baracca non rientra alla base. È sceso col suo aereo a mitragliare gli austriaci sino a 200 metri dal suolo sul Montello. Finisce così, con la medaglia d'oro al valor militare, a soli 30 anni, la vita dell'asso della nostra aviazione, ma non la sua leggenda. Allora, come ci si prepara a vestire i panni di un personaggio così carismatico? Allora, innanzitutto si legge molto, quindi si vanno a fare le ricerche, poi si ascolta molto la direzione della regia di Mario Vitale, che mi ha diretto. Ci siamo incontrati anche in aeronautica per capire, per sapere. La cosa che mi ha conquistato di più di Baracca, e che è stata messa in sceneggiatura e portata in scena, è stata proprio la sua... non andava così fiero dell'essere l'asso dei cieli, questa classifica dei suoi primati, ecco, dei suoi primati lui non andava fiero. Quindi questo tratto umano del personaggio mi ha colpito. Pare che lui dicesse di puntare il più possibile al mezzo, all'aereo, e cercare di non toccare l'uomo. E molto spesso in quei voli gli aerei precipitavano, forse perché volavano bassi rispetto ad oggi, e molti soldati si salvavano in qualche modo, molti nemici di Baracca si salvavano, e dicono le testimonianze che lui ne ha salvati alcuni. Cioè, abbattimento consentendo l'atterraggio? Le velocità e le caratteristiche di quei velivoli consentivano, in caso di abbattimento, a meno che di precipitare al suolo, anche di poter atterrare e comunque non rischiare completamente la vita, per cui spesso e volentieri l'avversario poteva atterrare sul prato e sincerarsi delle condizioni del pilota e magari portare anche... Cioè, l'aereo veniva distrutto. L'aereo veniva distrutto, sì. Questa è la cosa importante.